Il peperoncino è un prodotto simbolo della Calabria, non solo gastronomico ma anche culturale. Qualche problema? La coltivazione, perché ne produciamo poco, lo compriamo dall'estero e questo non va bene, ne dobbiamo produrre di più. Il problema è anche quello di creare dei prodotti nuovi, perché poi noi questo peperoncino lo dobbiamo portare fuori, lo dobbiamo esportare. L'Università della Calabria, che ha fatto una sperimentazione abbastanza interessante per la produzione di un olio solido al peperoncino. Ci sono molte aziende che producono l'anduja in vassoietti di vetro pastorizzato, perché gli americani lo importano a condizione che sia pastorizzata. Un altro problema è l'olio santo. La tecnica migliore all'avanguardia potrebbe essere quella di molire il peperoncino assieme alle olive, così avremo un olio più fragrante, più buono. Il fico appunto di Cosenza ha ottenuto la DOP e ha delle caratteristiche organolettiche molto particolari, quali la buccia molto sottile e i semini quasi impercettibili al palato. Poi abbiamo tantissime innovazioni, quali un esempio banalissimo il fico ricoperto di cioccolato, che diciamo è il più semplice ma è seppur innovativo. Poi ci sono vari modi insomma di farcire i fichi, ci sono i fichi con un'altra DOP, quindi con la liquirizia, che è un altro prodotto molto particolare. L'innovazione cresce perché chiaramente noi come azienda ogni giorno produciamo e cerchiamo di insomma creare nuove ricette, sempre cercando di mantenere la tradizione. Big honey.